La signora Lella che mi ospita in questa sua trattoria che è all'Isola Tiberina, un posto incantato che tutti conoscono, io spero. È la sorella di Aldo Fabrizi ed anche se lui lo non vuole ammettere, cucina meglio di lui. Come un bel dì si vede dal mattino, una buona cucina inizia dal mercato. Per questo ogni mattina di ogni santo giorno la nostra Lella va a Campo dei Fiori, dove tutti la conoscono, e lei con scrupoloso amore, squisita gentilezza ed una ostinazione inverosimile, si rende conto personalmente della qualità e del valore quasi alchimistico, direi, degli ingredienti della sua cucina. Permesso? C'hai i peperoni buoni, Gigi? Ammazza, meglio di questi. Fammi un po' vedere quella cassetta là, se mi piace. Che, questi sono speciali. Fammi un po' vedere. Che, questi è una cosa estera. Ma mica tanto, sai. Ammazza, perché... meglio di questi. Ma va, ho paura che sto quelli a tre punte che pizzano. No, questi sono smelati, dolci, poi dovete stare attenta che quando piatti i peperoni non so a tre punte, perché tanto orto possono pizzicare. No, non pizzicano. Quando che uno questi, fa un piatto preparato che pizzica, buttiamo tutto. È no, vero, no, signora? No, ci si beve più vino. Fammi un po' vedere. Più vino. Ma il vino no, sono smelati, sono dolci. Sono dolci, dolci. Ma quanto sono buoni. T'ho detto. È sintonico, dico. Dammi 3-4 kg, va. Che è, pia questi oggi qua. Oggi voglio fare una dicamata ai clienti punte, miei. Vedremo tu. Ti volete che vi capo io. Guardate quanto sono belli. Ecco, guardate 4 punte, che vedi? Che proprio belli, va. Ma sono speciali, sono gialli e rossi, che perché poi ci vanno grassi grassi, perché quando uno li taglia si sente belli morbidi. Perché se no sono secchi secchi, i goci rimangono tutte gocce. 150 kg al chilo qua! La banana 150 kg! Se il verde dello smeraldo s'accorda alle donne bionde, ed il verde del mare s'unisce al cielo cinestrino, il verde del peperone si marita col rosso del pomodoro. Peperonata. Dammi un po' 1,5 kg di questi peperoni. Ci voglio fare la peperonata. Chilo e mezzo, eh? Sono buoni solo che fa la peperonata. Mi dai un po' di basilico, cipolla e pomodori. Ecco tutto l'occorrente che ci vogliono per fare la peperonata. Tiè. Olio, cipolla e pomodori, basilico. Tiè. Ecco, va tutto un peso. Pesa, va, dai un po'. A Gio, che mi dai un bel pollo? Sì, però dammo russante. Fammi un po' vedere questo. Tiè. Fammi vedere le gambette che ruspano. A me mi pare bello sto pollo. Quando dovete comprare un pollo, guardate che qui sotto è sporco e ruspa, perché sennò non è buono, si stacca dall'osso e non vale niente. Per esempio, sto pollo si può fare alla diavola, cioè si spacca bene, poi si pista, si pesta bene, si acciacca tutto. Lo mettete in padella con olio, sale e pepe e lo fate bene rosolare, piano, 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 con i pesi proprio importanti e che mettete i pesi sopra. Poi quando è bello rosolato, ci mettete limone e vino. Fate ritirare sto vino, quando che è bello, proprio croccante, lo mettete su un piatto, lo servite a tavola, è una delizia. È inutile assolutamente dire che il tema delle variazioni di la signora Lella sono i peperoni. In quante maniere si possono fare i peperoni? In mille modi. Ma mi sembrano tantissimi i mille modi. Guardi, adesso vi farò vedere io proprio in mille modi. Guardi, si prende un peperone, vedi quanto è bello, e si mette qui sopra i fornelli. Sì. E diventa così. Poi questo si spela, si deve spelare tutto bene per bene per bene. Vai. Attenti a non lavarli perché sennò perde il sapore. O quando sono belli puliti diventano in questa maniera qui, guardi. Sì, e questa come cosa, bistecche. E questa cosa sarebbe? Questi sarebbero peperoni all'olio. Guardi che bellezza, grassi, rimangono proprio belli, corpudi, quando uno li mette in bocca. Sono proprio buoni. Adesso vi faccio vedere un'altra ricetta, vabbè, insalata sì, di peperoni. Sì, perché dico, siamo a una, però dobbiamo arrivare a mille, non so ma come ci arriveremo, lei non abbia paura, ci arriveremo. Se prende un peperone, guardi, si pulisce bene, si lava, si fa bene a pezzetti fini fini. Così, ecco. Si mettono qui, anche pure un po' di verde perché sta, fanno un po' di colore. Sì, è fatto di colore. Eh sì, sono bellissimi questi verde, guardi. Fini fini devono essere, che sennò danno un po' fastidio. Quando sono tutti belli, ci si mette sale, pepe e olio. Pure questi sono una specialità, una delizia. Ma sempre di insalata si tratta, dico. Ma no, ma non è insalata. Poi vi faccio vedere un'altra ricetta, eh.
guardi sempre con i peperoni gialli e che siano sempre a quattro punte. Oh, si prendono il peperone, si spacca per benino, per mezzo, si pulisce. Poi, questa è carne trita, guardi, ci si mette un uovo, un po' di parmigiano, poi sale, pepe. Scusate che io faccio con le mani, ma a me piace così, perché è una cosa che viene sempre meglio. Oh, poi si prendono questi peperoni, ci si mette la carne per bene, messa bene, piena così. Bene, così. Ma dico, poi, questo, ma questo qui è un mangiare sostanzioso, dico, è una specie di secondo questo. È un secondo. Ah, è un secondo. È un secondo molto sostanzioso, sì, buonissimo. Sì. Come si risolve questo piatto qui? Aspetti un momentino, ci si mette il sale. E dai questo sale. Olio. Olio. Ma poi dove si va? Si mette dal forno. Ah, aspetta un momentino, poi ti faccio vedere perché c'ho altri che non ho fatti prima. Vabbè. Vediamo. Guardi. No. Guardi belli, che bellezza. Belli, belli, belli. Adesso vi faccio vedere il piatto forte, cioè il pollo alla romana. Oh, alla romana si fa così. Questo è il pollo alla romana, è il pollo più forte che esiste a Roma. Proprio, è una cosa tradizionale che dice, ah, che non ci porti a mangiare, e il pollo fatto con i peperoni alla romana è speciale, mo io lo faccio vedere. Ma dico, non è mica l'unica maniera, sa, da fare il pollo quello lì. Perché? Tu già c'hai un libro qua da tanti anni, sì, che io mi ricordo, ecco. Sì. Qui ci sono migliaia di maniere, tra gli altri anche una magnifica maniera storica. Perché? Quando Napoleone, adesso non ricordo bene le date perché io sono un po' svampito, sai, io bevo molto. Quando il Napoleone, aspetta un po'. Ecco, pollo all'amarengo si chiama. Secondo la tradizione, questo pollo fu servito per la prima volta la sera del 14 giugno 1800 in un'osteria di Marengo a Napoleone Bonaparte, dopo la sua vittoriosa battaglia contro gli austriaci. Vuoi sapere come si fa? Attenta. Tagliate a pezzi il pollo, soffriggetelo con 15 grammi di olio, 50 di burro, una piccola cipolla, mezza carota, un poco di sedano tritati. Rosolato che sia, cospargetelo con 10 grammi di farina e poi bagnatelo con un bicchiere e mezzo di pollo, così fa una specie di cremettina, capito? Regolato di sale e pepe, lasciatelo cuocere con fuoco sotto e sopra oppure al forno. Infine sgrassate il fondo della casseruola con 2 cucchiaiate d'acqua fredda, una cosa squisita. Passatelo a setaccio, rimettetelo un momento sul fuoco e spandetelo sopra i pezzi di pollo già disposti sul piatto di portata. Hai sentito che pollicino? Ma a me non mi piace. Come non ti piace? No. Se non l'hai mai mangiato, come mai non ti piace? Non si mica vedere. A me il pollo mi piace fatta alla romana. Fatto con i peperoni e se il Napoleone veniva a Roma, il Napoleone mangiava il pollo che gli facevo io, sta tranquillo. Mo te faccio vedere come faccio. Non si arrabbi. No, che c'entra, ma Rabbio sì, mi dice il pollo alla marenga, ma chi lo conosce sto pollo alla marenga? Ma non mica ho offeso lei, nei polli di cosa lo sta? No, ma lei ha offeso Roma. Ma come? Ma se a Roma sono venuto da 15 anni e ci sto benissimo. No, ma a Roma si mangia il pollo, per carità, la romana, ma che scherza, ma per carità. Non faccia nervosie, La sfonda tutto, Maria Vergine. Sì, sfondo tutto, perché mi arrabbio, quando mi si parla di cucina divento idrofoba. Ecco. Alella, mi fa paura con quel coltello in mano. Non fa niente, poi faccio vedere io come si fa il pollo. Io intanto bevo un gotolo lì. Sì, beva quello che gli pare. Mo gli faccio vedere io. Allora, mi spieghi. Guardi, bene però, mi spieghi bene. Spiega bene, lei taglia il pollo a pezzi, poi lo mette sul fuoco, ci mette sale e pepe. E dai, è questo pepe. Oh, è sempre il pepe, c'è, il pepe è stato bene dappertutto. Poi lo fa bene rosolato. Benissimo. Oh, quando è bello rosolato, lei ci mette una bella schizzata di vino. Fargli dirà bel sto vino bello che proprio che viene il pollo croccante, proprio dorato. Quando che il pollo è dorato, mettete giù il pomodoro. Fate cuocere bene sto pomodoro, bene. Quando è bello fitto, vi è sto pollo che è un amore. Un amore proprio che è un... Io poi proprio dicono tutti che sto speciale a far pollo alla romana, la modestia a parte è proprio così. Questo poi lo dirò io dopo. Oh, poi... Siccome per aggiungere il pollo con i peperoni, io faccio tutto a parte, cioè prendo i peperoni, li faccio a pezzi, li metto dentro in una teglia, ci metto olio, cipolla, pomodoro in quella teglia lì. E pomodoro. Faccio cuocere tutto insieme. Ma questa qui sarebbe la peperonata? Allora. Questa è la peperonata, guardi, la faccio vedere bene, guardi. Io già l'ho preparata, guardi. Ah, vabbè. Oh. Poi dopo, quando il pollo è cotto... Si unisce insieme ai peperoni, si
mette cucina bene, menanzi 5 minuti sopra ai fornelli, bello, bello ammacanato, proprio tutto bello rotolato. In maniera ma che... quando è pronto il pollo peperoni, ma sentirete che ma senta, è una cosa proprio straordinaria. Io mi ci incanto, sarà che la cucina a me senta, mi piace senta, tanto. Senta Lella, che dici? Ma dico, il... non mi interrompa quando parlo di cucina perché io divento matta. Ma dico io, lei è qui per spiegarmi, dico se non no, mi dà... No, ma lei... Ma se non mi dà il diritto di fare le domande, cosa ma facciamo? Ma no, lei mi fa rabbia perché lei è... Padovano, di che è? Io ma perché mi dica perché uno padovano non può fare una domanda? Ma no, ma Roma ci piace la magliana. Ma lei, ma lei in cucina? Avremmo litigato prima in cucina, abbiamo mai dato la mangiare in una maniera straordinaria, veramente ti sono dato. Dico, le variazioni che hai fatto su questo tema sono come quelle di Brahms, una cosa importantissima, veramente, certo. Una cosa straordinaria. Senti, cara, però ho paura che... non sono pesanti questi qua, non sono... Ma per carità, i peperoni basta cucinarli con pomodoro e olio, poco olio, sono digeribili, straordinari proprio. E ad ogni modo, sai, siccome io sono già su quell'età un po' difficile, così, è meglio che tu mi offra un amaro per mettermi al tranquillo, sicuro, vedrà per che non sarai... avere alcuna sorpresa. Starai tranquillo. Oh, brava Lella, tu sei la mia salvatrice. Mi hai dato gioie e salvataggio tutto salute. Insieme. Alla tua, alla tua.